Da mesi lotta per salvare lo stabilimento di Viargine, nuova assemblea dei lavoratori della Whirlpool di Napoli che ora sperano nel premier incaricato Mario Draghi. Questa mattina l'incontro per organizzare nuove iniziative e presentare la loro vertenza al Presidente del Consiglio e al nuovo Ministro del Lavoro. Questa è una vertenza simbolo sia del governo giallo-verde che del governo giallo-rosso. Si trovi una soluzione e si facciano rispettare gli accordi. L'Italia deve essere autorevole soprattutto facendo fare lavoro alle persone per uscire dalla crisi. Di qui l'appello rivolto al nuovo governo. È ovvio che ci aspettiamo un'inversione di rotta importante e forte, perché queste persone meritano una risposta importante. Anche perché a rispetto di qualche anno fa, di quando è iniziata la vertenza, il mercato dell'elettrico è completamente cambiato. L'elettrodomestico oggi in Italia è prodotto bene alla grande. Quindi non c'è ragione per la quale bisogna chiudere questo sito. Una vertenza che si spera ora possa diventare prioritaria. Ci sono 170 tavoli di crisi aperti dal Ministero. Whirlpool è il primo tavolo di questo Ministero. Coinvolge un'area di 350 lavoratori che tutti sanno che il 31 marzo è l'ultimo giorno per trovare una soluzione. Ecco. Noi ci aspettiamo che al centro si mettano i lavoratori di Whirlpool, le loro famiglie. Io credo che deve essere il primo punto di un'agenda di qualsiasi governo. Intanto dolore per la morte di un operaio della sede di Carinaro nel Casertano, risultato positivo al coronavirus. L'uomo era ricoverato nel Covid Hospital di Maddaloni.